Cari concittadini, i francesi in questo 6 maggio hanno scelto il cambiamento, portandomi alla presidenza della Repubblica. Misuro l'onore che mi è stato dato e il compito che mi attende. Davanti a voi mi impegno a servire il mio paese. Con l'esemplarità e la voglia richiesta da questa funzione. Ne conosco i bisogni e le necessità e a questo riguardo rivolgo un saluto repubblicano a Nicolas Sarkozy che ha diretto la Francia per 5 anni e che a questo riguardo merita tutto il nostro rispetto. Esprimo la mia profonda gratitudine a tutti coloro, uomini e donne, che con il loro voto hanno reso possibile questa vittoria. Molti attendevano questo momento da lunghi anni. Altri, più giovani, non l'avevano mai conosciuto. Alcuni erano stati delusi, hanno ricordo duro e sono fiero di essere stato capace di restituire la speranza. J'imagine ce soir leur émotion. Je la partage, je la ressens. Immagino questa sera quali possono essere le loro emozioni, la condivido, condivido questa emozione e questa emozione deve essere un'emozione data dalla fierezza, dalla dignità, dalla responsabilità. Il cambiamento che vi propongo deve essere all'altezza della Francia e comincia adesso. Aux électeurs, et ils sont nombreux, qui ne m'ont pas accordé leur suffrage. Agli elettori e sono numerosi che non mi hanno accordato il loro voto. Sappiano bene che rispetto le loro convinzioni che sarò il presidente di tutti. Ce soir, il n'y a pas deux France qui se font face. Questa sera non ci sono due Francia che si oppongono, c'è un'unica Francia, un'unica nazione riunita attorno ad un unico destino. Ognuno di voi, uomini e donne, nella Francia, nella Repubblica, sarà trattato allo stesso modo, stessi diritti e stessi doveri. Nessun figlio della Repubblica sarà lasciato indietro, sarà lasciato abbandonato, discriminato. E la promessa del successo sarà onorata per la massima soddisfazione di ognuno, per la propria vita privata, per il proprio destino personale. Troppe ferite, troppe fratture, troppi tagli, troppe rotture hanno diviso i nostri concittadini. Ora è finito questo stato di cose. Il primo dovere del Presidente della Repubblica è di riunire, di unire e di ravvicinare ogni cittadino verso l'azione comune per cogliere le sfide che ci attendono. E sono molte, sono pesanti, sono dure. Prima di tutto il risanamento della nostra produzione per far uscire il paese dalla crisi. E poi la riduzione del deficit per controllare il debito. Poi la conservazione del nostro modello sociale per assicurare a tutti lo stesso accesso ai servizi pubblici. L'eguaglianza del nostro territorio, penso ai quartieri delle nostre città,
e alle zone rurali. La priorità, la nostra priorità è l'insegnamento, la scuola della nostra Repubblica, sarà questo il primo impegno. Poi l'ambiente, la transizione verso sistemi ecologisti, il riorientamento dell'Europa per l'occupazione, per la crescita, per il futuro. Oggi stesso, in un giorno in cui i francesi mi hanno nominato Presidente della Repubblica, chiedo di essere giudicato sulla base di due impegni importanti, la giustizia e i giovani. Ogni mia scelta, ogni mia decisione sarà fatta su questi criteri. È una scelta giusta ed è una scelta per i giovani. E quando alla fine del mio mandato guarderò anch'io ciò che avrò fatto per il mio paese, mi porrò questa domanda. Sono stato in grado di portare avanti la causa dell'eguaglianza e ho permesso alle nuove generazioni di occupare la propria posizione all'interno, nel cuore della Repubblica. J'ai confiance en la France. Je la connais bien. Ho fiducia nella Francia. La conosco bene. J'ai pu autour de cette France-là que j'ai visité, que j'ai rencontré. Ed è proprio in Francia che ho visitato e che ho incontrato, ho saputo misurare le difficoltà, le sofferenze di molti dei nostri concittadini e al contempo ho rilevato quali siano le forze, quali siano le qualità del nostro paese. So che siamo capaci di superare le prove, di rialzarci. L'abbiamo sempre fatto durante la nostra storia, sempre abbiamo superato le prove. E ci riusciremo ancora una volta nei prossimi 5 anni. La liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité, i valori della libertà, la libertà, l'eguaglianza, la fraternità, eguaglianza tra uomini e donne, laicità. Questi saranno i valori che ci permetteranno di compiere la mia missione. E ho parlato negli ultimi mesi di quello che è il sogno francese, è la nostra storia, è il nostro futuro e si chiama semplicemente il progresso, la marcia longa affinché ogni generazione viva meglio della precedente ed è ad ogni francese spetta dare una vita migliore ai propri figli. Migliore della nostra. È questo sogno francese che mi sforzerò di far realizzare durante il mandato che mi è stato affidato, ma oggi stesso. Responsabile del futuro del nostro paese, capisco e rilevo che l'Europa ci guarda e nel momento in cui è stato proclamato il risultato sono sicuro che in numerosi paesi europei ci sia stato un respiro di sollievo, una nuova speranza. Ci sia stata l'idea che infine l'austerità non fosse, non dovesse rimanere una fatalità. E la missione che ormai ho fatto mia è quella di dare alla costruzione europea la dimensione di crescita, di occupazione, di prosperità, di fatto il nuovo futuro ed è quello che farò nel più breve tempo possibile ai nostri partner europei, prima di tutto alla Germania, a nome dell'amicizia che ci lega e a nome della responsabilità che abbiamo in comune. Ebbene, cari concittadini, uomini e donne, non siamo un paese qualunque sulla terra, non siamo una nazione qualunque, siamo la Francia. Il Presidente della Repubblica, il me reviendra de porter les aspirations
E da Presidente della Repubblica dovrò portare le aspirazioni che sono sempre state quelle del popolo francese, cioè la pace, la libertà, il rispetto, la capacità di dare al popolo il diritto di liberarsi dalla dittatura, di sfuggire alle regole illegittime della corruzione. Ebbene sì, tutto ciò che farò sarà anche in nome dei valori della Repubblica dovunque nel mondo. Il 6 maggio deve essere una grande data per il nostro paese, un nuovo inizio per l'Europa, una nuova speranza per il mondo. Ecco, questo è il mandato che mi avete affidato, un mandato pesante, grande, bello. Amo il mio paese, amo i francesi e voglio che tra noi ci sia questa relazione che permette tutto e che si chiama fiducia. Enfin, avant de vous quitter, mais je reviendrai. E poi, prima di concludere, ma ritornerò. Voglio salutare tutti coloro che mi hanno permesso di essere ciò che sono oggi. La mia famiglia, la mia compagna, i miei vicini, i miei sostenitori, tutto ciò che fa, che rende forte l'animo di un uomo, di una donna, nel momento in cui intraprende una grande responsabilità, nel momento in cui mi accingo a prendere questa responsabilità, e saluto anche le forze politiche, il movimento che ho diritto, che ho diretto. Sono socialista. Ho sempre voluto riunire la sinistra della Francia, ma ho voluto riunire tutti i repubblicani e saluto anche gli umanisti che sono stati con noi in questo momento di grande gioia. E infine saluto il mio dipartimento di Corrèze. Vi devo ogni cosa. Mi avete sempre portato il vostro voto e anche per questa elezione penso che saremo il dipartimento che mi avrà accordato il maggior numero di consensi. Naturalmente per ampiezza, per grandezza rispetto alla popolazione, saluto la città di Tulle, città che ho diretto, qui dove ci troviamo. Mi avete permesso, grazie alla legittimità del voto, di riuscire a convincere oggi tutti i francesi. Ma da ora sono a servizio della Francia. E mi mobilito per portare avanti il cambiamento. Questo è la mia missione, questo è il mio dovere, servire la Repubblica, servire la Francia, servire al di là di noi stessi, servire la causa, i valori che ho portato in questa elezione e che dovranno essere ascoltati qui in Francia e ovunque, in Europa e nel mondo. Viva la Repubblica, viva la Francia!